Buonasera da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app di ETV. In primo piano torniamo a Pesaro, capitale della cultura italiana 2024. Ieri sera una festa, una celebrazione dalla quale però sono arrivate le note di pace della piccola Diana, 9 anni. In fuga dall'Ucraina, ma con il grandissimo dono, quello di saper suonare il pianoforte. Le mani si muovono veloci sui tasti bianchi e neri, gli occhi vispi e concentrati. Disegna note e affida loro i suoi sogni, che la guerra a casa, in Ucraina, finisca presto. Il pianoforte è il suo scudo, il suo rifugio, soprattutto il suo talento. È una speranza di pace nella festa in piazza a Pesaro per la nomina a Capitale Italiana per la Cultura 2024. Diana Dvalishvili, 9 anni, scappata con la famiglia dai bombardamenti russi su Kharkiv, dove c'era la sua scuola di pianoforte, è ora una studentessa al Conservatorio Rossini di Pesaro. Dopo l'annuncio al Ministero della Cultura della scelta di Pesaro, il sindaco Matteo Ricci aveva dedicato la vittoria nella competizione con altre 9 città finaliste proprio a Kharkiv, città creativa della musica come Pesaro. La storia di Diana era stata condivisa su Facebook a inizio marzo dall'assessora al porto del comune di Ancona, Ida Simonella, che aveva postato foto e un video della bimba al piano, e dalla sindaca Valeria Mancinelli. Ricordando il legame tra Pesaro e Kharkiv, l'assessora aveva contattato il sindaco Ricci, che insieme al vice sindaco Daniele Vimini aveva messo in piedi un'operazione velocissima per accogliere Diana e sua sorella al conservatorio. Per lei è tutto nuovo, la nuova città, la nuova vita, e ecco, tutto nuovo. Gli è piaciuto tanto che al conservatorio c'è l'organo, e non ci sono i difetti, gli è piaciuto praticamente tutto. Certamente voglio tornare a casa, gli mancano tanto i posti preferiti, dove andava a fare la danza, gli amici, gli manca praticamente tutto, e non vedo l'ora di tornare. Ho ricevuto questo video da un po' di amici e ci siamo tutti adoperati per Diana, per il suo talento, perché poi di fatto quello che è avvenuto in questi giorni ci fa vedere che in realtà, come dire, la bellezza è veramente la risposta più straordinaria alla tragedia che stanno vivendo. Io mi auguro che loro possano continuare questo, grazie in questo caso al Conservatorio di Pesaro, a studiare, e poi mi auguro che possano tornare a casa presto, perché significa che la guerra sarà finita. Pesaro ha allargato i propri confini fino alle Marche, un territorio di arte, musica, teatro, bellezza, in una parola cultura, un'investitura celebrata in una festa aperta alla regione tutta. Tanti partecipanti, tra cui anche il governatore Francesco Acquaroli. Una grande festa per un grande risultato, che adesso dobbiamo giocarci bene, tutta la provincia, tutta la regione. Abbiamo 2 anni e mezzo di lavoro, dobbiamo attraverso la cultura crescere e uscire da questa fase pandemica, sperando che il nostro messaggio possa essere anche un grande inno per la pace. Non a caso abbiamo dedicato questa giornata a Kharkiv, grazie a Diana, grazie a questa amicizia che abbiamo con una città della musica come noi, che in questo momento purtroppo è sotto le bombe. Quindi siamo molto contenti, è una città che deve dimostrare sempre più di essere una città orchestra, dove ognuno suona il suo strumento, ma complessivamente dobbiamo suonare una melodia di rinascita. E intanto sono oltre 2000 i profughi ucraini che sono stati censiti dall'ASUR Marche nella giornata di ieri, sabato 19 marzo, dai dati del monitoraggio aziendale. Aggiornati, infatti, si rileva che nelle 5 aree vaste della regione sono arrivati complessivamente 2082 cittadini ucraini, di cui 752 minori. Di questi sono già stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione in 1136. 989 hanno già effettuato il tampone con 42 casi positivi, altri 46 si sono sottoposti a vaccino anti-Covid. Nelle aree vaste sono già diverse le decine di tamponi molecolari prenotati dai dipartimenti di prevenzione e gli operatori stanno ricontattando tutti. Il ringraziamento va a prefettura, questura, uffici immigrazione, sindaci, dipartimento di prevenzione, protezione civile e associazioni di volontariato. L'affermazione di Nadia Storti, direttore generale dell'ASUR Marche, attraverso un comunicato.
La cronaca ora, perché è stato arrestato nella notte l'uomo, un ragazzo, che ha pestato nella tarda serata di ieri un anconetano di 32 anni mentre entrambi si trovavano al porto. L'aggressore è un americano originario del Kansas, si trova ora rinchiuso a Montacuto. Nel frattempo il ragazzo aggredito è all'ospedale di Torrette, ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di morte. Stando alle prime informazioni, i due si trovavano insieme a bere ai tavolini di un locale quando, per futili motivi, sarebbe nata una discussione sfociata poi nel violentissimo pestaggio. Una volta a terra sull'americano sono arrivati altri avventori del locale per placarlo. Sul posto, chiamato il numero unico di emergenza 112, sono arrivate le volanti della questura e i poliziotti hanno fermato l'aggressore, che si trovava in un forte stato di agitazione. Successivamente è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Montacuto. La pagina legata al Covid con i dati di giornata, perché continua la crescita dell'incidenza. Fra l'altro, da domani la Regione Marche tornerà ad essere in zona bianca. In questo caso, infatti, entrerà in vigore l'ordinanza del ministro Speranza per la più bassa fascia di rischio legato alla pandemia. Lo ricordiamo, dal 1 aprile invece il sistema dei colori smetterà di esistere quando ci sarà lo stop all'attuale stato di emergenza. Si diceva 2.396 sono i nuovi positivi, 5.771 i tamponi, 41,5% il tasso di positività, in crescita l'incidenza, 1.152 casi ogni 100.000 abitanti. Ci sono nella giornata di oggi 4 vittime, 3 uomini e una donna, tutte con patologie pregresse. I ricoverati sono 202, sono in aumento, più 6 rispetto alla giornata di ieri. Continua invece il calo delle terapie intensive, ci sono 7 pazienti, 2 in meno nelle ultime 24 ore, 25 sono invece i pazienti in pronto soccorso, meno 2 in 24 ore. A crescere per quello che riguarda i ricoveri, quelli in area medica, più 8 rispetto alla giornata di ieri. È sempre la provincia di Ancona ad avere il numero più alto di contagi, 688, segue Macerata 467, Pesaro Urbino 406, Ascoli Piceno 377, Fermo 368 e poi ci sono altri 90 casi che arrivano da fuori la Regione Marche. La pagina politica con la nuova area, la nuova corrente all'interno del Partito Democratico nel centro-sinistra di Macerata, insomma uno scossone che sicuramente farà discutere. Noi siamo stati veramente preoccupati per come alcuni personaggi hanno gestito appunto quel congresso. E in particolare, devo dire sinceramente, Irene Manzi e Narciso Ricotta, che sono stati gli artefici in qualche misura dell'elezione non concordata e con l'inganno di Ninfa Contigiani. Non le manda proprio a dire Massimo Lanzavecchia, uno dei tanti firmatari della nuova area del Partito Democratico di Macerata per un nuovo PD. Il fallimento alle elezioni del 2020, ma soprattutto il congresso che ha eletto Ninfa Contigiani segretario comunale, non è andato giù a tanti che, chiesto un incontro proprio al nuovo segretario, se lo sono visti rifiutare. La nuova area vede tanti volti noti, ma anche tanti giovani con la voglia di fare politica. Il PD ha perso 10 punti percentuali nell'ultima elezione e quindi direi che il segnale degli elettori è chiaro. Il rifiuto della vecchia classe dirigente di anche analizzare, fare un'analisi critica del motivo di questa sconfitta è sicuramente un punto. Il secondo punto è sempre l'arroganza e la presunzione della vecchia classe dirigente di fare un passo di lato, fare un passo indietro, perché dopo tutto è questo il messaggio degli elettori. Donne, giovani e meno giovani e anche iscritti di lunga data, alcuni provenienti addirittura da prima della nascita del PD e altri come me per esempio che sono di nuova iscrizione e che si sono avvicinati recentemente alla politica maceratese. E crediamo che con questo misto di iscritti puntiamo a fare politica all'interno del PD, non in maniera di scissione o di non puntiamo alla creazione di nuove liste, nuovi partiti, puntiamo a riportare il PD al centro dell'area politica di centro-sinistra. Chiudiamo ancora con Lanzavecchia, che parlando anche del prossimo congresso regionale richiama l'ex parlamentare Irene Manzi ad un confronto nella sua città.
la stessa Irene si sta candidando legittimamente, e sarebbe un'ottima cosa se riuscisse a farlo, come candidata unitaria per unire il partito, quando qui proprio lei è stata tra gli artefici di una rottura con metodi assolutamente non democratici. Questo ci dispiace molto, per cui speriamo di rincontrarci ovviamente per fare una politica migliore di quanto non è stata fatta fino ad oggi. Cambiamo argomento. Al Teatro Politeama di Tolentino ho presentato un video pieno di testimonianze, ricordi ed emozioni per i 20 anni della Passione di Cristo della Bura. Vediamo. L'associazione Don Primo Mennoni, organizzatrice della sacra rappresentazione della Passione di Cristo in Contrada Bura a Tolentino, compie 20 anni. Non potendo riprendere la manifestazione in presenza, l'associazione ha deciso di realizzare una mostra, un video e un convegno in cui ripercorrere il ventennale. Abbiamo voluto proprio fortemente fare questo solco, che rimanga in maniera indelebile negli anni e che per ora ha portato sempre più giovani, sempre più partecipazione a questa manifestazione. Il Covid l'ha stroncata per un paio di anni, ma solo sulla effettiva realizzazione. Per quanto riguarda la passione vera, la voglia di continuare e quindi la programmazione e anche queste manifestazioni a ricordo per il ventesimo anno appunto della nuova associazione, dicono che è tutto vivo, è tutto pronto a ripartire. Celebrare 20 anni significa fare il punto della situazione, come ci siamo arrivati e capire soprattutto dove vogliamo andare. Ma io credo che Tolentino, attraverso l'associazione Don Primo Mennoni, abbia le idee chiare su quello che sarà il prossimo futuro. Infatti ha aderito a Europassione per l'Italia e ha aderito anche al progetto UNESCO, progetto che attraverso le linee guida appunto dell'UNESCO traccia già un percorso ben definito per quanto riguarda la promozione, valorizzazione e trasmissione della passione alle future generazioni. Quindi un patrimonio immateriale di cui oggi loro sono i depositari. Siamo pronti per ripartire. Abbiamo oggi abbiamo detto ai figuranti, ecco, che ci potessero appoggiare. Tutti sono d'accordo pienamente a questa ripartenza. Tanta spiritualità, perché questo è stato il compito che ci è stato dato sin dall'inizio, e quindi per questo compito abbiamo fatto appello a tutti i figuranti che fanno questo percorso insieme al pubblico, e in una comunione, diciamo, di spirituale anche. Lo sport, intanto, con la medaglia di bronzo conquistata questa mattina da Gianmarco Tamberi ai mondiali indoor di Belgrado, la prima uscita in stagione senza una preparazione particolare a questo evento, 2:31 per il campione olimpico a Tokyo, da condividere con il neozelandese Kerr, ma è pur sempre una medaglia di bronzo e dunque un altro alloro in bacheca per Jimbo. Sentiamo. Diciamo che sono arrivato un po' tardi, o quasi, all'ultimo proprio, no? Sono veramente soddisfatto di come è andata la gara. Ho tirato fuori quello che di solito riesco a tirar fuori, il coniglio dal cappello, in un momento molto particolare. Venire qui alla prima gara era già un'utopia, pensare di prendere una medaglia senza tecnica alle spalle, c'erano tante difficoltà. Eppure veramente questa è una grandissima risposta. Non ce l'aspettavamo, visto come era andata la stagione indoor. Sai, la stagione indoor dopo l'Olimpiade è sempre un pochino di medio livello, invece hanno saltato tutti molto. Questa cosa mi fa anche più felice, perché riuscire a prendere una medaglia in un contesto di alto livello è tutta un'altra cosa rispetto a se la gara fosse andata così e così e porti a casa una medaglia. Veramente era una sfida molto grossa. Gli esperti di questo sport sanno cosa significa scendere in pedana per la prima volta in un contesto del genere, e quindi ce la portiamo a casa, ma soprattutto ci dà tanta fiducia per l'obiettivo vero, che sono i mondiali outdoor. Cosa, già da martedì tornerò ad allenarmi, non faremo uno stop post indoor perché non ci sono state le indoor, ci sono stati questi 5 giorni, ma non posso considerarla
una stagione indoor. Continueremo a andare dritto verso il nostro obiettivo, che sono i mondiali. Inizierò a saltare, appunto era previsto di iniziare a saltare ora, abbiamo iniziato a saltare, ho fatto un attimo una gara così. Continueremo a saltare in vista di Doha, che sarà la prima gara presumibilmente. Ci arriverò con una trentina di allenamenti di tecnica, a differenza di questa gara, con un solo allenamento di tecnica alle spalle. Visto quello che ho fatto oggi, veramente sono molto molto fiducioso di poter fare ancora grandi cose, ma soprattutto a livello di misure. Sono capitano di una squadra che è veramente molto competitiva e che sta tirando fuori da dentro il loro valore, sta capendo quanto valgono e cosa possono fare anche in un contesto mondiale. Quindi orgoglioso dei ragazzi, andiamo avanti così. Con Marcello ovviamente cerchiamo di tenere alto quelli che sono i sogni, e a Eugene sogneremo davvero tutti quanti. La Serie B invece, dopo due vittorie consecutive, è andata male per l'Ascoli nel pomeriggio, sconfitto al Menti dal Vicenza per 2-0 al quarto d'ora, occasione per i padroni di casa con Da Cruz dagli 11 metri per il vantaggio. Bravo Leali a ipnotizzare, a parare il suo primo calcio di rigore in stagione nel momento di massimo sforzo dell'Ascoli. Nella ripresa è arrivato il vantaggio del Vicenza con Zonta, bravo a controllare la sfera e poi ribadire in rete la corta respinta di Leali. Ascoli che accusa il colpo e tre minuti dopo, all'88esimo, c'è anche il bis con il cross di Maggio. Leali che respinge sul corpo del compagno Bellusci, che non può nulla per evitare l'autogol. Ascoli che resta in zona playoff, anche se questa è una battuta di arresto in un certo senso, che serve più che altro al Vicenza. Ovviamente Vicenza alla ricerca dei tre punti per la salvezza. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie dell'attenzione, ovviamente l'augurio è di una buona serata in compagnia dei nostri programmi e ancora buona domenica, arrivederci.